Ultima ora che sta facendo il giro del web, la liberazione di Alfonso Signorini, grande fratello VIP, comunica così, domani farà un comunicato importante, ma dice non so come reagiranno i concorrenti. La notizia che stava circolando da ben 2 settimane sul web adesso è diventata reale, ossia il Grande Fratello durerà fino a febbraio e Alfonso Signorini ha espresso la sua preoccupazione nel dover comunicarlo domani ai concorrenti. E sì, perché questa edizione del Grande Fratello durerà addirittura 5 mesi, ma i concorrenti al momento sono all'oscuro di ciò. Per cercare di mettere freschezza nel programma, il Grande Fratello entro dicembre ha previsto l'arrivo di 9 nuovi concorrenti, ma forse qualcuno deciderà di abbandonare la casa, come ad esempio Elisabetta Gregoracci, perché aveva espresso proprio il desiderio di passare il Natale ovviamente con suo figlio Natal Falco a qualsiasi costo. Signorini ha comunicato infatti che adesso la cosa più difficile sarà quella di comunicare ai concorrenti che il programma si prolunga per più di 2 mesi. Gli diremo tutto, dice, entro venerdì. Non so quali saranno le reazioni. Chiederemo loro di passare Natale e Capodanno nella casa e che lo show chiuderà a metà febbraio, ha affermato così il conduttore. Al momento un nuovo concorrente certo è l'entrata di Cristiano Malgioglio al Grande Fratello. I concorrenti attualmente presenti si ritireranno una volta appresa la notizia, secondo voi, oppure no, decideranno di passare Natale e Capodanno insieme del Grande Fratello? Lo scopriremo domani nella puntata di venerdì 20 novembre. Voi continuate a seguirmi, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella.